Oramai, dalle nostre indagini, lo abbiamo capito che sentirsi al sicuro è una sensazione che non tutti possono provare. E non solo se ci si trova in mezzo a degli estranei o per strada, o in viaggio o al lavoro, ma anche, purtroppo, anche tra le mura della propria casa. A volte anche lì non è detto che sia al sicuro. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Lui è Yuri, io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Sigla! Ci sono momenti in cui i grandi misteri vengono risolti grazie allo sforzo congiunto di più persone. Sia che si tratti di forze dell'ordine che di semplici cittadini che si mettono proprio a disposizione, appunto anche delle autorità per aiutare nelle ricerche. Anzi, a volte fanno più i cittadini stessi che le Sì, autorità. infatti. E poi lo fanno magari anche per 24 ore su 24 e magari anche per diversi anni. Dunque, la Sì. tenacia sicuramente poi alla fine paga. E infatti, quanti casi abbiamo già visto che finiscono così? Però, purtroppo, non è il caso di oggi. Sarebbe stato troppo semplice altrimenti. Ma non stiamo parlando di un caso di scomparsa, No. perché sappiamo che spesso non piace quando non abbiamo la risoluzione del caso in mano, dunque. Dunque, oggi parliamo di Satomi Kitaguchi. Ci troviamo ad Azukaichi, una piccola cittadina costiera della periferia di Hiroshima. Se non si fosse capito, siamo in Giappone, che prende il nome dalle tradizionali bancarelle del mercato. Pensa che roba Carino, ci saranno i particolare. mercati, allora dei bei mercati. Sì, ma figurati, là, chissà quante cose belle che vendono. Adesso ci infamano per questa cosa che abbiamo detto. Beh, anche in Italia fanno le stesse cose molto bene. Ma certo, comunque, no, perché insomma, essere curiosi è bello, no? Curiosare nelle bancarelle di tutto il mondo è sempre una cosa che può essere interessante, ma non c'entra nulla con il vostro Infatti. caso, la bancarella del mercato. Qui, questa città ospita anche Miyajima. Sai che cos'è Miyajima? No, un'isola meravigliosa, dicono, dove si possono trovare cervi in libertà. Beh, basta che venite qua da noi. Ci sono lo stesso senza andare in Anche i Giappone. cinghiali ci sono. L'iconico torii galleggiante. Che cos'è il torii? Non puoi dare dei nomi senza Dopo lo spiegare. spieghiamo, vai avanti, leggi. Questa cosa che galleggia e adorna gli opuscoli di viaggio giapponesi. È un'isoletta. Quindi siamo sulle isole oggi. Ma lo facciamo poi vedere la foto, quindi anche se non sembra chiaro dai nomi. Dunque, nonostante la bellezza naturale del posto e l'atmosfera rilassata, nonostante sia distante la città come Osaka e Tokyo, questo luogo diventerà famoso suo malgrado per cosa? Eh sì, e farà notizia purtroppo perché ci troviamo nei primi anni del 2000. Per l'esattezza siamo nel 2004 ed è qui che incontriamo la 17enne Satomi Kitaguchi. Satomi è una studentessa delle superiori piuttosto popolare e brillante. In quel periodo sta studiando duramente per poter accedere Sì. all'università e ovviamente per poter realizzare quelli che sono i suoi sogni. Sì, perché Satomi vuole diventare un architetto. È desiderosa di partecipare a tutte le attività che si svolgono a scuola, anche quelle extrascolastiche. Come figlia maggiore si vede spesso prendersi cura anche della sorella più piccola. Sembra veramente una brava ragazza tutto tondo. Sì, è sempre una ragazza con il sorriso sulle labbra. I suoi compagni la descrivono come premurosa. Satomi è molto legata al proprio padre e spesso nei weekend va con lui al cinema per godersi dei film insieme. Perché? Perché le piace andare al cinema. Stiamo solo raccontando della vita di Ok. Satomi. Non c'è nulla di strano sul fatto che vada al cinema col papà. Non capita nulla al cinema. Purtroppo la premessa del nostro intro fa capire invece dove capita il Beh, guaio. l'avrei capito te, io no, e neanche loro, Sì che l'hanno secondo me. capito, loro hanno ascoltato bene l'intro. Comunque, Satomi è una ragazza molto dolce, innocente, che non dà mai No. problemi e cerca di essere sempre disponibile, come abbiamo visto anche con la sorella. Siamo al 5 di ottobre del 2004 e Satomi quel giorno finisce la scuola prima del dovuto, perché? Sì, è verso mezzogiorno, è perché ha finito il suo test scolastico, stanno facendo gli esami di accesso per gli esami finali del fine anno, lei quella mattina ha finito il suo test e va a casa prima.
Dopo essere arrivata a casa dalla scuola in bicicletta, siamo circa l'una. Cosa fa Satomi? Niente di strano. Per ora tutto nella norma. Arriva, saluta la nonna, sì. Saluta la sorella, che a quell'ora sono in casa, perché i genitori in quel momento stanno ancora lavorando, sì. Ovviamente è un giorno lavorativo. Poi mangia qualcosa di leggero e poi va in un edificio di vicino a fare un pisolino. Perché va in un edificio e non in casa sua? Perché praticamente dicono che in Giappone le abitazioni possono anche essere dislocate su più unità. Quindi la zona dove mangiano è una e poi si deve spostare nell'edificio adiacente dove ci sono le camere da letto. A noi sembra strano, lo so, però pare che sia una cosa invece del tutto normale. E poi dopo questo pisolino avrà il suo lavoro part time intorno alle 17. Insomma, Satomi non si fa fermare neppure dagli esami in corso perché studia e lavora senza sosta. Ora? Tutte le case giapponesi sono piuttosto differenti l'una dall'altra. E non è inusuale vedere stanze dislocate in un complesso abitativo più ampio. Comunque, poco dopo le 14, Satomi salirà al secondo piano dove c'è la sua camera da letto. Yuri? E lì si riposerà per circa un'ora. Sarà proprio qui, purtroppo. Sì, nella tranquillità della sua camera da letto che capiterà qualcosa che sembrava tranquilla. Tranquilla, capita davvero qualcosa di inaspettato. Sì, infatti dopo le 15 nonna e sorella di Satomi sentiranno un grido e un rumore di passi concitati proprio nella direzione della camera da letto della ragazza. Il tutto mentre loro due stavano guardando la televisione, erano lì tranquille, una giornata normalissima. Non aspetteranno molto. Sentono quell'urlo e si precipitano letteralmente nella stanza da dove proviene, ovviamente la camera di Satomi. Infatti una volta davanti alla porta l'apriranno e si troveranno davanti una scena davvero raccapricciante. Satomi giace stesa davanti a loro sul pavimento. Sì, la ragazza è completamente sporca di sangue a questo punto. E davanti a lei, in piedi, c'è un uomo che le due non avevano mai visto prima di allora, però lo vedono. Questa è una cosa molto molto importante. Cosa ha l'uomo in mano? Beh, più importante è il fatto che tenga un coltello. Sì, purtroppo sì. E a quel punto la sorella riuscirà a scappare. La nonna però non potrà fare lo stesso. No. Non solo a causa della sua età, perché insomma di sicuro è più lenta dell'altra della ragazzina, ma perché lei cercherà proprio di aiutare la nipote stesa a terra. Cioè, questa si getta letteralmente contro l'aggressore che c'ha in mano il coltello. Cioè, vi rendete conto che nonna coraggiosa? E purtroppo riceverà 10 coltellate. Nonostante questo, ha dimostrato davvero un grande coraggio. Sì. Mentre l'uomo scappa dal posto, l'anziana riuscirà a dirigersi al telefono dell'abitazione e riuscirà anche a contattare le autorità. Sì. E solo qui perderà i sensi. Pensate la forza d'animo di questa donna. 10 coltellate, nonostante ciò, strisci al telefono e chiami i soccorsi. La sorella di Satomi, nel frattempo, che abbiamo visto era scappata a casa, a piedi nudi, figurati, si era diretta verso un centro di giardinaggio lì vicino, distava soltanto 50 metri. Probabilmente per chiedere aiuto. Andava a comprare un rastrello. E lì ovviamente troverà i dipendenti del negozio e continuerà a ripetere, ovviamente piangendo, la ragazza è disperata. Che cosa era successo? Sì. Ovviamente a quel punto anche i dipendenti di questo negozio, di questa attività, chiameranno le autorità anche loro. Sì, in fin dei conti la sorella di Satomi è solo una bambina, frequenta le elementari, dunque è facile immaginare che tipo di trauma abbia ricevuto la ragazzina. Ben presto, per fortuna, i soccorsi arriveranno sul posto e Satomi e la nonna verranno portate d'urgenza all'ospedale. Pensate, la nonna se la caverà. Nonostante tutto quello che ha passato, la nonna riuscirà a superare quell'attacco, però la ragazza purtroppo no. Così, a soli 17 anni, con tutti i suoi desideri e i suoi progetti per il futuro, Satomi non potrà avere nulla di tutto questo e lascerà la vita con un grandissimo senso di disperazione da parte della sua famiglia, ovviamente. Gli investigatori a questo punto saranno molto veloci per cercare il responsabile di questo crimine. Ovviamente verranno messi i sigilli all'abitazione dove era avvenuto l'attacco, verranno interrogati anche i vicini, come è normale che sia da prassi, e poi istituiranno anche dei posti di blocco proprio lì nella cittadina, in modo da
controllare tutti gli automobilisti che passavano. Insomma, pare che non sia lasciato nulla al caso. No. Sì, può sembrare una pratica rara forse in Giappone, in caso di crimini. Dopo aver perquisito la stanza di Satomi, troveranno delle impronte di circa 26-27 cm di lunghezza. Le autorità troveranno anche un'impronta digitale sulla maniglia della porta e saranno in grado di estrarre del DNA sotto le unghie della povera Satomi. Sarà poi sentita dalle autorità la sorella di Satomi, perché anche se è una bambina, ovviamente è necessario appurare quelle che siano, insomma, le sue considerazioni, le sue testimonianze sono molto molto importanti. Sì, anche perché era entrata, aveva visto l'uomo armato. E infatti cosa fa la bambina? E dunque, grazie alla sua testimonianza, potranno realizzare un identikit. Sì. E questo potrà essere distribuito in volantini per scoprire, insomma, se qualcuno potesse conoscere questa persona. Comunque l'identikit è identico, hanno fatto un lavoro incredibile la bambina. È stata lei brava a descriverlo. Sì, bravissima, davvero. Nonostante un trauma così importante, così grande, povera. Comunque hanno poi trasmesso anche in TV l'immagine di questo criminale, per vedere, insomma, se qualcuno conoscesse di chi si trattasse. Sì. Dunque l'uomo sembra avere circa 20 anni, è alto 1,65 m, ha una corporatura abbastanza attacchiata, i capelli corti, portati a spazzola di colore castano. Indossava maglia e pantaloni neri, però delle scarpe da ginnastica chiare. Cioè, pensate quanti dettagli la bambina ha notato. Aveva anche gli occhi a mandorla. Beh, per essere un giapponese non è così particolare come caratteristica. Però viene specificato. Perché poteva benissimo avere un'altra nazionalità, no? In Giappone non ci sono altre nazionalità? E comunque ce le ha molte pronunciate. Forse fanno la differenza tra chi gli ha più pronunciati gli occhi a mandorla e chi no. Perché lo dicono ovunque, che sottolineano ovunque il fatto di questi occhi a mandorla. E poi comunque l'uomo aveva anche delle cicatrici in viso a causa dell'acne molto molto vistose. Le autorità crederanno che dopo essere fuggito dall'abitazione di Satomi avesse preso la direzione nord, ma avrebbe anche potuto prendere quella sud. Beh, guarda caso, certo. Al 50% di probabilità di azzeccare. Sì. Però poi faranno una considerazione, ovvero che il fiume Kawai, che si trova a nord, aveva una via di fuga piuttosto limitata. Così. Quindi le autorità saranno propense a credere che il criminale sia fuggito a sud. Sì. Tuttavia, dopo aver interrogato centinaia di persone, tra residenti, persone di passaggio, che cosa si comprenderà? Che nessuno, ma nessuno, aveva delle informazioni su questo tizio. Nessuno riuscirà neanche a identificarlo con l'identikit che veniva presentato. Pare che la causa sia da attribuire al fatto che fosse un pomeriggio di un giorno feriale e dunque in giro vi erano davvero poche persone. Sì, purtroppo sì. Come sappiamo, il Giappone ha una cultura del lavoro molto ma molto sentita e dunque quell'ora, figuriamoci, praticamente tutti si trovavano al lavoro. Tuttavia, siccome erano state trovate delle prove fisiche sulla scena del crimine, le autorità comunicheranno alla famiglia della vittima che avrebbero potuto anche farcela catturare il responsabile della morte della ragazzina. E la notizia verrà data ai notiziari locali. Cioè, insomma, hanno fatto un gran movimento. Verranno anche interpellati degli ex membri dell'FBI in una trasmissione televisiva, insomma, per analizzare il caso e farsi aiutare, cercare di capire chi potesse essere questo tizio che nessuno aveva visto, ma di cui avevano comunque delle prove fisiche. Questi ex agenti, insomma, creeranno poi anche un'immagine reale dallo schizzo realizzato con l'aiuto della sorellina, come abbiamo visto. Ovviamente verranno anche interrogati di nuovo amici e parenti. Nessuno però riuscirà a riconoscere quell'individuo che appare così chiaramente in quello schizzo molto molto credibile. E tutti confermeranno che Satomi avesse un bellissimo carattere, nessuno poteva avercela con la ragazzina da poter fare un gesto simile. Davvero non sanno da che parte sbattere la testa. E purtroppo il caso a questo punto inizia a diventare freddo. Nel corso degli anni alla polizia tuttavia arriveranno diverse segnalazioni da parte di persone sospette. E all'inizio, come abbiamo visto, le autorità erano assolutamente fiduciose di poter trovare il colpevole. Ma con il passare del tempo ci si rendeva conto che notizie importanti non ne arrivavano. Stanno a far casino per le scale, stippa. Mamma mia. Aspetta, che li sento io, li sentite pure voi.
Non lo so, ma mi sa che sentite. Pubblicava notizie ed informazioni che potessero aiutare in un certo modo l'opinione pubblica a trovare l'assassino di sua figlia. L'uomo era anche una presenza costante alla stazione ferroviaria dove distribuiva quotidianamente dei volantini, proprio con l'identikit. Siamo ora nel marzo del 2008, sono già trascorsi ben 4 anni dalla morte di Satomi. E meno male che erano convinti di trovarlo. Infatti, erano convinti ma non ci sono assolutamente riusciti. La famiglia a questo punto è messa alle strette, cioè vogliono assolutamente capire, avere giustizia, offrirà una ricompensa di ben 3 milioni di yen utilizzando il denaro che era stato investito per permettere a Satomi di frequentare l'università. Beh, sicuramente è straziante sapere che del denaro che doveva essere impiegato per il futuro della ragazza sia dovuto essere impiegato per cercare di risolvere il caso della sua morte. La polizia rilascerà poi informazioni facendo sapere che forse si trovava finalmente una pista da poter seguire. Un motorino di colore nero sospetto era stato infatti avvistato, ma anche in questo caso, dopo una serie di lungaggini, di verifiche, niente, questo motorino non c'entrava nulla, niente, buco nell'acqua. E dunque dobbiamo per forza dirvi che trascorreranno 13 anni e 6 mesi dalla morte di Satomi senza che il responsabile del delitto possa essere identificato. Ma sarà proprio ora che ci sarà una svolta? Per fortuna, è il 13 di aprile del 2018. La polizia di una prefettura chiamata Ube riceverà una chiamata da parte di un operaio edile che dice di essere stato preso a calci dal suo superiore. Eh sì, infatti c'entra tantissimo con un caso di omicidio di 13 anni prima. E infatti sì che c'entra e come. Non è correlato. Comunque, vedremo. A questo punto la polizia si dirigerà sul posto dove questa persona è stata maltrattata, diciamo, e scoprirà che era stato proprio il responsabile dell'azienda a litigare con uno degli operai. Ma sì, niente di che, insomma, cose che possono capitare. Ma perché la discussione poi era venuta fuori? Perché l'operaio non aveva risposto a un messaggio in cui si doveva partecipare a una riunione, cioè niente di così grave. Comunque è proprio il capo, il responsabile che lo prende a calci. Ma la discussione ovviamente sarà chiarita e tutto sistemato. Sistemato si fa per dire. È certo che se risolviamo il caso perché un datore di lavoro prende a calci un operaio, qua ce l'abbiamo lunga. Bisogna vedere chi è il datore di lavoro. Dunque, come parte di un protocollo del Giappone, i casi di risse e non solo, le autorità documentano, devono documentare l'incidente e addirittura prelevano campioni di DNA e le impronte digitali a entrambe le persone coinvolte nella discussione. E tanto avete già capito dove stiamo andando a parare. Il capo dell'impresa di costruzioni, questo dirigente che ha preso a calci l'operaio, ha 35 anni in questo momento. Guarda caso, si preoccupa quando viene a sapere che devono prendergli le impronte digitali e prelevargli il DNA. Ovviamente non potrà astenersi dalla cosa, no, perché quella è la prassi. I campioni verranno poi inseriti nel database e si scoprirà che quei campioni, guarda caso, combaciavano perfettamente con le impronte digitali rinvenute sulla scena di un crimine di tanti anni fa. Beh, finalmente. È un caso. Si risolve per un caso, sì, per un'assurdità a che non c'entra nulla. Hanno lavorato 13 anni senza ottenere una cosa e poi capita tutto. Per un altro fatto non correlato assolutamente. Finalmente la famiglia di Satomi potrà avere giustizia e il colpevole a questo punto sarà consegnato alla giustizia, come abbiamo visto, per pura coincidenza. Dunque, se siete in Giappone e avete ucciso qualcuno, non prendete a calci qualcun altro, perché se prendete a calci qualcun altro vi beccano per omicidio. Però hai capito che fortuna che è stato. Questa era una testa calda e gli è andata bene che... No, che l'altro soprattutto ha segnalato, che l'operaio ha segnalato la Insomma, cosa. All'inizio il tizio negherà di essere coinvolto nel crimine di Satomi, nonostante ci siano, come abbiamo capito, delle prove fisiche. Ma alla fine l'uomo cederà. Sì, chissà cosa gli fanno per farlo cedere. Meglio non pensarci. E sarà anche piuttosto schietto alla fine, poi, nel raccontare tutto quello che era successo, permettendo così finalmente alla famiglia di Satomi di avere chiarezza assoluta sull'accaduto. Allora, l'uomo, il datore di lavoro che prende a calci i dipendenti, si chiama Manabu Kashima.
ed è nato a Shimonoseki. Serve sapere dove è nato? No, solo per complicarmi la vita nel dire nomi assurdi. E si era trasferito a Ube per studiare. Dopo il diploma di scuola superiore aveva anche iniziato a lavorare in una fabbrica, mentre viveva da solo in un dormitorio aziendale. Secondo quanto racconterà l'uomo alle autorità, lavorava lì fino al giorno in cui ci fu un incidente. Quando accadrà qualcosa che scatenerà tutte le dinamiche per far sì che venisse preso dalle autorità per il crimine commesso a Satomi. L'uomo dunque racconterà di essersi svegliato quella mattina, come tutte le altre mattine, dal rumore della fabbrica che si trovava di lì a pochi passi. Poi si renderà conto soltanto in quel momento di essere in ritardo sul lavoro e penserà che i suoi capi si sarebbero arrabbiati a vederlo arrivare in ritardo perché non l'aveva mai fatto. Poi sapete voi quanta disciplina c'è in Giappone sul lavoro. E quindi che cosa fa? L'uomo aveva lavorato in quell'azienda circa 3 anni, ma quel ritardo lo aveva davvero messo in crisi, non è che fosse questa gran tragedia, però probabilmente per lui era. Sì, sì. Così sapeva che quel ritardo non sarebbe stato tollerato e deciderà che forse era meglio saltare il lavoro. No, non presentarsi direttamente a me più. No, no, mai più. Cioè, per un ritardo tu perdi un lavoro, se non sono gli altri licenziati ti autolicenziano. Si è autolicenziato. Se non voleva, ma sai il senso d'onore? Si vede che è più facile trovare lavoro in Giappone che in Italia. Sarà più facile, ma lì il senso del dovere e il rispetto, lui perdeva l'onore evidentemente andando in ritardo sul lavoro, non lo accettava davvero, è un po' difficile da comprendere, ma ovviamente ogni cultura è a sé. Comunque lungo la strada l'uomo che all'epoca aveva ancora solo 21 anni si fermerà in un supermercato per comprare una bussola che lo avrebbe aiutato ad orientarsi nella città, non c'era ancora il Google Maps. Eh no, all'epoca si vede che lui non ce l'aveva. Non ce n'è. E comunque lui adesso voleva andare in una città per giocare a videogame, l'hai saltato, non l'hai detto. Per quello gli serve la bussola, non sa dove si trovava di preciso questa benedetta città. La bussola? Sì. Compri la bussola. Compra la bussola e andare a giocare a dei videogame. Sai che sono fissate in Giappone che hanno proprio... Sì, ma non so dei videogame, è la bussola che mi sciocca. Comunque chissà quanti l'hanno comprata negli anni la bussola per orientarsi. È così raro? Ditecelo nei commenti se è raro che qualcuno compri una bussola, va bene, i primi anni 80, 90. Voi l'avete comprata mai una bussola? L'uomo preleverà 200.000 yen e rimarrà ospite a casa di un amico per la notte. La mattina dopo deciderà di spostarsi a Tokyo questa volta. Mm-hmm. E quello sarà anche il giorno dell'incidente a Satomi. È lì il problema. Si vede che non ha trovato il negozio di videogame e si è arrabbiato. I genitori del giovane andranno in auto fino a dove si trovava il figlio. Quando hanno saputo che questo non si è presentato al lavoro, sono andati a cercare. Tuttavia, lui riuscirà a non farsi trovare dai genitori e, pensate, getterà addirittura il cellulare nel fiume. Questo vuole tagliare i ponti con tutti per un semplice ritardo sul lavoro. Mentre andava a Tokyo, il giovane passerà per Atsusukaichi e si imbatterà in una studentessa delle superiori che va in bicicletta. Ovviamente, sì. Quella studentessa è proprio la nostra protagonista, Satomi. E sarà lì che gli verrà l'idea di seguirla e di vedere dove la ragazza andasse. Ovviamente le sue intenzioni già da quel momento lì non erano delle migliori. E vedrà che Satomi era diretta a casa e che poco dopo si era spostata nella camera da letto per riposare. Dunque era uscita da quell'abitazione per andare nell'altro appartamento vicino, insomma. Sì, Satomi si era addormentata mentre ascoltava la sua musica con le cuffiette. E purtroppo a un certo punto si sveglierà e si vedrà proprio questo tizio lì davanti a lei. Le chiederà di non urlare e di spogliarsi. La ragazza invece urlerà e proverà a scappare. Sì. E dopo una breve colluttazione con l'uomo cadranno quasi dalle scale per insomma cercare di venirne fuori in qualche modo. Sì. Però Manabu la raggiungerà, Manabu è l'assassino ovviamente, la raggiungerà e le sferrerà una coltellata mortale. E niente, riuscirà alla fine a darsi la gambe, come abbiamo visto. E sarà in quel momento lì che entreranno nella stanza la nonna di Satomi, la sorellina piccola. Il giovane racconterà poi alla polizia di aver trascorso i 3 giorni successivi al crimine odiandosi per quello che aveva fatto, ma poi continuerà a fuggire senza fermarsi, a riposare, a mangiare, insomma. No, no, infatti andrà avanti con la sua vita. No, no, dopo il 5° giorno però, questo, Manabu, ha paura di morire di fame. È a quel punto lì che dice, no, ok, forse è meglio che mangio, se no muoio di fame. È perché ha smesso di mangiare? Perché sì, era, sì, no, è stato talmente sclerato, sì. Si è sentito in colpa, poi scappava senza sosta e quindi...
e aveva chiamato quel punto quel suo amico che l'aveva ospitato quella notte precedente, dicendogli di mettergli un po' di soldi nel conto perché altrimenti questo moriva di fame. Dice: se non mangio nulla, muoio. A un certo punto Manabu, l'assassino, deciderà di tornare a casa dalla propria famiglia. Troverà poi un altro lavoro presso un'altra azienda di costruzioni. Ovviamente nella sua non la assumeranno più. Ma non era scappato, se l'era data grave, poi era andato via senza preavviso. E pensate, si farà persino raccomandare per essere assunto. Però sarà diligente, era un gran lavoratore. Non aveva mai chiesto un giorno di permesso, no. Aveva sempre lavorato duramente, sì. Era stato anche promosso, insomma. È per questo che lui dopo sarà messo anche come dirigente. È lui il dirigente che ha preso calci l'operaio, Sì, forse si era capito. Comunque si era reso conto che non era stato scoperto, che nessuno era risalito lui, ovviamente sì. Dopo 13 anni si sentiva in una botte di ferro, sì. Fino a quando appunto ha litigato con il dipendente che doveva controllare, dunque un errore che davvero gli costerà caro e per fortuna anche l'ha fatto. Ecco. Certo, c'era comunque un lato oscuro in Manabu che raramente veniva mostrato agli altri. Gli ex compagni, pensate, quelli con cui andava a scuola, diranno che lui era in grado di cambiare atteggiamento da un momento all'altro. In pochissimo tempo diventava isterico, nervoso, cupo e un momento dopo sorrideva, rideva, scherzava. Sì, c'è anche un esempio, se vogliamo dirlo. Dai, diciamolo. Una volta in cui si trovavano con lui in auto degli amici, investiranno un gatto sulla strada. L'autista e gli altri passeggeri ne resteranno dispiaciuti perché ovviamente era stato un incidente. Sì. Mentre lui invece che cosa fa? Lui era eccitato da quell'evento lì e si metterà addirittura a urlare viva, viva. Cioè, quindi già lì insomma è davvero bizzarro. Poi Manabu dimostrava anche molto interesse per film estremi, per programmi violenti. Insomma, questa indole un po' particolare ce l'aveva, ecco. Solo che sono molto bravi a nasconderla, questo. No, ma questo sclero l'ha fatto davanti agli amici. Cioè, già questo sì, vabbè, era un campanello d'allarme. Se sei contento di uccidere un gatto, non è detto che sei contento anche di uccidere una persona. No, è vero, quello no. Comunque, gli agenti perquisiranno anche l'abitazione di Manabu e il coltello pieghevole che l'uomo aveva usato contro Satomi. Lo troveranno lì, ce l'aveva ancora nel cassetto. Quando poi gli chiederanno perché non si fosse sbarazzato del coltello, dirà che era una sorta di senso di responsabilità verso quello che aveva fatto. Eh sì, perché era avvenuto tutto all'improvviso, lui non aveva premeditato. E allora perché non si era costituito, gli chiederanno a quel punto gli agenti? Beh, probabilmente perché era un egoista. Sì. E aveva sperato ovviamente di farla franca. Il 3 marzo del 2020... a quasi 2 anni dal suo arresto inizierà il processo in tribunale. Sì, e ci sarà anche la nonna di Satomi, ovviamente, che aveva trascorso, pensate, 1 mese in ospedale. La donna in tribunale dichiarerà che quando aveva preso coscienza in ospedale non ricordava perché si trovasse lì o addirittura che cosa fosse successo. L'unica cosa che sapeva era che sentiva dolori alla schiena. Ma sulle prime aveva pensato di essere semplicemente caduta, niente di più. Solo dopo il medico le aveva detto che in realtà era stata accoltellata e poi anche suo figlio le aveva spiegato quello che era successo. Sì, beh, forse certi traumi si riescono a dimenticare proprio perché sono grandi traumi. Ovviamente sarà proprio la nonna che chiederà in tribunale di condannare a morte Manabu. Chiede la condanna a morte lei. E la sorella minore invece dirà che aveva vissuto quegli anni col terrore che l'aggressore della sorella potesse farle del male. Manabu in questo caso, piangendo, dirà che non poteva cancellare quello che aveva fatto. Certo. Almeno vediamo un briciolo di senso di colpa che tante volte invece senso non di colpa vediamo. Solo perché l'hanno preso, se no continuava a prendere a calci in culo gli altri. Se per una volta la famiglia della vittima e lo stesso imputato ammettono che per avere giustizia sia necessaria la pena di morte, sì, perché il tribunale lui... invece che cosa fa? Il tribunale non gliela dà. Sarà indulgente in questo caso. È il 18 di marzo quando Manabu sarà semplicemente condannato all'ergastolo nonostante lui stesso avesse dichiarato che per espiare la sua colpa doveva morire. Pensate. E i suoi avvocati non presenteranno appello. L'uomo inizierà a scontare la sua pena il mese dopo, ad aprile. E ovviamente si trova lì ancora oggi, quindi l'ergastolo a vita. Forse lasciarlo in vita è una pena quasi più grande della pena di morte, perché così Manabu è costretto comunque tutti i giorni a pensare a quello che ha fatto e ricordare Satomi. Comunque oggi possiamo dire che giustizia è stata fatta. Voi che cosa pensate a questo proposito? Il padre di Satomi continua, pensate, a scrivere sul blog dedicato alla figlia per mantenere vivo il suo ricordo. E non possiamo che augurare alla famiglia della vittima una vita lunga e serena nonostante tutto il dolore che hanno vissuto. Grazie.
per essere arrivati anche oggi fino qui. Grazie per essere stati anche in nostra compagnia, averci dedicato il vostro preziosissimo tempo. Lo sapete che lo apprezziamo tanto tanto, poi ve lo scriviamo anche nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie di averci seguito fino qui, sono rimasta da sola con Alexa. Le crime bell chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze.